Che se queste persone, questi immigrati clandestini, profughi, non partissero e non ci trovassero se il mondo fosse a dover migliore, gestire se questo fosse fenomeno, come gli Stati Uniti, se non partissero, non ci trovassero a dover gestire questo fenomeno. Scusa, però. Perché lo ripetiamo ancora una volta, perché deve essere chiaro. Io ho massimo rispetto e ho massima solidarietà per questo. No, io nessuna. Questo è il pensiero del paese, non è Padova. Il paese reale, quello vero, quello che lavora, gente che manifesta contro una persona che ha accolto degli immigrati. Dai, però uno per volta, ai cittadini parliamo di cose serie, non vi sovrapponete. Da fastidio che negli ultimi tre anni, gli ultimi tre governi, ha speso per la gestione dell'accoglienza 2,2 miliardi di euro e che il Presidente del Consiglio dica che per i pensionati truffati da Monti e dalla Fornero non ci sono i soldi per la pensione. No, e invece scusa, si trovano 2,2 miliardi di euro, scusami, per dare alloggio in hotel a 4 stelle, perché gli hotel a 4 stelle che danno accoglienza. No, ma la cosa che a me fa impressione, non è chi scappa dalla guerra. Scusi, lo posso dire, perché chi scappa dalla guerra e quindi ha il diritto di avere lo status di rifugiato politico, ha tutto il sacrosanto diritto di essere accolto e di essere aiutato. Il problema qual è? Anche negli alberghi. Il problema qual è? Negli alberghi no. Negli alberghi non so. Negli alberghi no, perché magari negli alberghi mettiamo i nostri terremotati o gli alluvionati italiani che non passano a casa. Il problema qual è, però? È che di quelli che sbarcano sul nostro territorio, solo una minima parte, meno del 10%, scappano dalla guerra. Gli altri, ma non lo dice la Lega o Forza Italia, ma lo dice il Viminale, gli altri sono immigrati clandestini. E oggi la sfida di un paese serio è quella di scegliersi un'immigrazione di qualità, un'immigrazione utile al nostro paese. La Lega non è stata capace di far crescere l'Italia, di disoccupati. Io credo che un governo debba dare disponibilità di posti e di lavori prima ai cittadini italiani. Ma qual è la vostra risposta? Prima vengono i cittadini italiani. Ci sono dei barconi che arrivano in Italia. La vostra risposta qual è? Facciamo sviluppare l'Africa in maniera che diventi tutta ricca e non arrivino più immigrati. La nostra risposta è geniale, quella di Bernardino Leone, inviato dell'ONU in Libia, che non ha la tessera della Lega, non è leghista, non è salviniano, non è stato segretario generale di Zapatero, che mi pare sia stato premier, il quale ha abbondantemente detto un mese e mezzo fa in intervista al Corriere della Sera: l'unica soluzione praticabile è il blocco navale, la possibilità di fare quei pattugliamenti congiunti che erano già stati fatti Allora, buoni, per impedire che i barconi partano.